L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 8 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che nell'anno della pandemia si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio sempre attento all'innovazione e alla leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo con l'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, consulenza TLC. Il premio va a Luvea. Per consolidarsi come leader sul mercato, grazie alla preparazione del team e allo sviluppo di soluzioni altamente innovative, con particolare focus sulla digital transformation, per la capacità di garantire un alto livello di customer satisfaction e per dimostrare inoltre un concreto impegno verso le tematiche e iniziative di impatto sociale, valore fondamentale per la crescita aziendale. Luvea. Ecco, Luvea. Che abbiamo già avuto modo di incontrare nel nostro CEO Summit. Buonasera e complimenti ancora. Buonasera e benvenuti nuovamente. Siamo in compagnia di Giuseppe Mura, CEO e founder di Luvea. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Ecco, Luvea ha ottenuto il riconoscimento come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, consulenza TLC, le chiedo come commenta questa vittoria. Beh, sicuramente provo grande soddisfazione per il riconoscimento. Già è stato estremamente gratificante essere classificato tra i finalisti per l'ottenimento del premio e averlo ottenuto è sicuramente un motivo di grande soddisfazione per me come CEO dell'azienda, ma non solo, per tutta l'azienda. Questo è un premio che va non solo, io lo ritiro solo virtualmente, mi lasci dire, poi alla fine è un premio che va a tutta l'azienda, a tutti i nostri collaboratori che hanno creduto in noi e che ci hanno supportato sin dai primi anni. Ecco, oltre a distinguervi sul mercato per gli innovativi servizi che offrite e l'alta preparazione dei consulenti, vi vediamo partecipi e sostenitori di differenti attività che sono legate anche al mondo dell'arte e in generale iniziative per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Questo aspetto le chiedo quanto è importante per la vostra realtà e in che modo influisce sulla crescita aziendale. Allora, sicuramente il fatto di proporre soluzioni e servizi in favore dei nostri clienti efficienti e di valore, di grande qualità e anche con, mi lasci dire, cost efficient, è stato sicuramente uno dei motivi di successo e di grande crescita, ha portato l'azienda a crescere in questi ultimi anni. Ricordo che l'azienda è stata costituita nel 2017, quindi in poco tempo è riuscita a accreditarsi su player nel campo delle telecomunicazioni molto molto importanti. Oggi abbiamo clienti come ZTE, come Ericsson, come Fastweb, lavoriamo nell'ambito della fibra, nell'ambito della progettazione delle reti di telefonia radiomobile, fibra ottica, nell'ambito dell'ingegneria, e questo sicuramente è un motivo di grande successo che ci ha consentito di crescere in questi anni. Luvea, relativamente alle iniziative che noi promuoviamo sul territorio, che portano comunque sia di carattere sociale che a livello proprio di comunicazione, questo è legato a una strategia di brand positioning che noi abbiamo sempre voluto mantenere e che identificano l'azienda in modo ben preciso e definito. Mi spiego meglio. Noi lavoriamo nel campo della comunicazione, la comunicazione in termini di trasmissione informazione, trasmissione di dati, contenuti multimediali. Riteniamo che la comunicazione sia conoscenza, la conoscenza è cultura e il fatto di trasmettere cultura nel territorio, al nostro interno, ci rende un'azienda inclusiva e ci dà anche una visibilità importante verso i nostri clienti, che comunque vedono in noi un'azienda che è molto attenta a tutta una serie di problematiche anche di carattere sociale. Vorrei ricordare che abbiamo chiuso un importante accordo con l'associazione No Profit Parole Ostili e Luvea a breve sarà tra le principali aziende finanziatrici di un'applicazione
contro il cyberbullismo che verrà diffusa nelle scuole. Questo a testimoniare anche una forte attenzione alle problematiche di carattere sociale che stanno intorno a noi. E l'UBEA in questa maniera si posiziona in un certo modo anche nel mercato di riferimento. Vogliamo essere un'azienda differente, un'azienda che è impegnata anche in altre, sotto altri aspetti e non quelli strettamente legati al nostro business di riferimento. E questo chiaramente porta a un successo, porta comunque i nostri clienti a vederci come un'azienda che comunque, sul quale vale la pena investire, perché chiaramente questo ci dà anche la forza di poter sostenere queste iniziative. Esattamente, e il successo che state avendo e che lei ha ampiamente descritto avviene nonostante un periodo comunque complicato che stiamo attraversando, e il livello appunto di soddisfazione del cliente confermano che state adottando un modello di business vincente ed efficace. Le chiedo quindi quali sono gli obiettivi che vi ponete per i prossimi anni e se avete in programma anche di espandervi all'estero, quindi sui mercati internazionali. Lei ha detto una cosa molto corretta, nel senso che sì, abbiamo trascorso gli ultimi 15-18 mesi in una situazione veramente complicata, tutti. Devo dire che l'UBEA ha consolidato comunque il primo business, nonostante nel primo periodo ci sono state delle difficoltà, chiaramente perché non appena sono partite le restrizioni per contenere la pandemia in corso, tutti ci siamo un po' preoccupati, noi fornitori, i nostri clienti, i nostri dipendenti, quindi c'è stato qualche mese di assestamento, però poi alla fine quello che ci ha premiato è proprio l'essere un'azienda, l'essere l'UBEA, che è un'azienda che comunque i clienti vedono come riferimento, quindi questo ha consolidato il nostro, nonostante il periodo difficile, ci ha consentito di consolidare il nostro business, e non solo, ma già nella seconda parte del 2020, nel secondo semestre 2020, abbiamo recuperato le perdite del primo semestre e anzi abbiamo continuato a crescere, acquisendo sia nuovi clienti ma anche incrementando il business con i clienti che avevamo. È chiaro che ora dobbiamo pensare a fare il passo successivo. Questo era già in previsione quest'anno, se non ci fosse stato il Covid. Nel 2019 avevamo già in programma di cominciare l'internazionalizzazione dell'azienda nel 2021. Purtroppo la situazione Covid ha provocato un ritardo importante in questo, perché in ogni caso abbiamo consolidato, siamo cresciuti, ma oggi l'internazionalizzazione per noi diventa una questione, e sicuramente non per noi, ma comunque penso per la gran parte delle aziende che vogliono uscire dal mercato italiano, è sicuramente un problema da un lato finanziario che va gestito in maniera opportuna e dall'altro strutturarsi internamente per poter aggredire il mercato estero. Paradossalmente oggi l'UBEA ha la possibilità di domani di poter, in termini di contatti, in termini di relazioni, in termini di visibilità che ha oggi l'azienda, grazie anche al brand positioning che abbiamo acquisito in questi anni, sempre molto importante, sempre di grande visibilità, oggi l'azienda ha potenziali partnership che potrebbe chiudere anche domani e quindi aprire negli Stati Uniti, aprire in UK, che era in Inghilterra, che erano delle opportunità che avevamo già valutato nel 2019. Però considerata la situazione con poca visibilità, abbastanza ancora critica, perché non sappiamo quello che accadrà nel secondo semestre di quest'anno ancora, non siamo ancora usciti, non siamo ancora tutti al sicuro, quindi è bene un attimo andare un po' più con maggior calma, e in questa fase abbiamo ad oggi un prospect di sviluppo sull'estero per spostato al 2023. Per adesso vogliamo capire quest'anno, l'anno prossimo, quello che succede. Stiamo lavorando per avere la capacità finanziaria e potersi espandere anche all'estero, però come azienda molto concreta e pragmatica, prima di fare questo salto vogliamo essere certi che ci siano le capacità per poterlo fare. Capacità che sono chiaramente legate, estremamente legate, alle condizioni al contorno, pandemia, e anche alle capacità finanziarie che devono essere belle importanti per poter fare un bel lavoro all'estero e aggredire il mercato estero. Certo, assolutamente. Grazie per essere stato con noi e di nuovo complimenti per il riconoscimento. È stato un grande piacere. La ringrazio. Arrivederci.